Direttore Alessandro Cossu, il campionato è arrivato. Come si presenta il Porto Sant'Elpidio per questo importante evento? Beh, io credo che si presenti bene per il campionato che noi andiamo a affrontare con il nostro obiettivo, che sarà sicuramente prima quello della salvezza, per poi vedere se c'è la possibilità di fare qualcosa in più. E diciamo che ancora noi stiamo lavorando su questa squadra, per cui diciamo, stiamo per partire in un campionato che da quest'anno credo di poter dire sarà bellissimo e non per niente già la prima partita darà lo stimolo, credo, a chi vuol venire a vedere la partita di vedere di nuovo in eccellenza una squadra importantissima delle Marche come l'Usimana, ma ci sono squadre come la Jesina, ci sono squadre come la Maceratese, sicuramente, insomma, non sto qui ad elencarle tutte, ma anche società che non hanno dietro delle città importanti, ma che stanno facendo delle squadre importanti. Sarà un bellissimo campionato e noi siamo contentissimi di esserci e vorremmo a fine anno poter dire di esserci anche il prossimo. Programma iniziale della società è quello di riprogrammare il settore giovanile. Come stanno andando avanti i lavori dopo un mese di intensa attività organizzativa? Sì, come sai, il fatto di essere arrivato il 1° agosto e di essere un anno zero, quindi il 1° agosto di solito quando si programmano le stagioni si programmano già dalla fine di giugno in su, già sei in ritardo. E programmare questa situazione dopo che ci sono stati degli allenatori e dei responsabili del settore giovanile che erano qui da 15 anni, sicuramente qualche problematica te la crea, perché è ovvio che naturalmente sono tanto integrati che anche con i ragazzi c'è qualche difficoltà a trattenerli. Però noi abbiamo detto che siamo all'anno zero e vedremo di fare tutte le categorie nel limite del possibile, e se per caso non dovessimo riuscirne a fare qualcuna, perché molte società limitrofe hanno l'appetito di voler chiamare i nostri giocatori, quelli che c'erano l'anno scorso, non c'è importanza. Ripartiamo da chi abbiamo, che è un folto gruppo, e cerchiamo di lavorare in maniera giusta per poi approcciarsi a una serie di anni che sicuramente porteranno il settore giovanile del Porto Sant'Elpidio ad essere quello che è stato per tantissimi anni prima del Covid. Altro aspetto importante, la campagna abbonamenti. Come ci si muove? Beh, allora, proprio per questa motivazione che ti ho detto, mi dispiace ripeterla continuamente, però chi magari sta nell'ambiente sa che in un mese con tantissime cose da fare, probabilmente qualcosa va un pochino a rilento. La campagna abbonamenti noi la faremo. Partirà dalla prossima settimana e sarà presentata, la presenteremo lunedì o martedì, e avrà 14 partite a disposizione il nostro abbonato, e diciamo che di solito negli abbonamenti c'è questa giornata che si riserva la società. Questa giornata che la società si riserva sarà quella di domenica, quindi partiremo con 14 partite. Vorrei fare un appello ai tifosi, che sarà anche il nostro slogan per gli abbonamenti. Ripartiamo dall'ultima partita, perché io quello che ho visto, anche rispetto a un anno e mezzo fa che ero qui con loro in Serie D, l'ultima partita a livello di pubblico, a livello città, che ha capito che c'era da aiutare questa squadra, non l'avevo mai visto. Quindi io chiedo questo, faccio un appello di poter ripartire con uno stadio pieno proprio il giorno in cui torna in eccellenza una società storica come l'Osimana. Loro sono convinto che saranno numerosi, e dico anche che la nostra squadra non sarà da meno dalla loro, e vi divertirete. Vi aspetto tutti domenica allo stadio. Grazie, direttore. Grazie a voi.